36 giorni dopo, alla stazione Termini si ripete la stessa storia. Era l'ultimo dell'anno quando una ragazza israeliana veniva accoltellata da un ragazzo straniero. Lei se l'è cavata con qualche giorno di prognosi, mentre oggi Arturo Luca Battisti combatte ancora, aggrappato alla vita. Erano le 23:30 di domenica sera quando tre uomini gli hanno intimato di consegnare soldi e cellulare. Lui, 46enne, di Milano, ha tentato una reazione e di tutta risposta è stato accoltellato all'addome e al torace. Una pattuglia della polizia lo ha visto a terra, ha chiamato i soccorsi e un'ambulanza lo ha portato d'urgenza al Policlinico Umberto I. I medici non si sbilanciano, è ancora ricoverato con prognosi riservata in terapia intensiva. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, però, nel giro di poche ore è stato possibile identificare gli aggressori. Sono tre marocchini senza fissa dimora e sulle loro spalle ora pende l'accusa di tentato omicidio. Il tema della sicurezza è tornato così ad illuminare le stazioni di tutta Italia, zone franche di moltissime città. Il ministro delle Infrastrutture Salvini ha annunciato già 1000 assunzioni. Nei prossimi giorni il tema arriverà anche sul tavolo del Comitato di Sicurezza.